Fioi, tose, o buonasera, Fioi, buonasera, Tose, dipende da che ora guardare il video. Come andiamo, spero bene. Ciao a tutti, io sono Stene da Treviso, con Furore e con Bentornati su Stene Channel e benvenuti su Stene Live anche se on demand. Allora, oggi video veloce, come vedete, non ho l'activize, non ho l'artifit, non ho niente in mano perché comunque vi ricordo sempre che. Per tutte le informazioni inerenti al nutrizionismo, a aumentare le prestazioni fisiche, a prevenire infortuni e magagne muscolari e stagionali, dovete ovviamente chiederlo a Giada, per cui basta semplicemente che scrivete sul motore di ricerca di YouTube Chiedilo a Giada, trovate il nostro primo video, poi penso che nel fine settimana ne confezioneremo una... confezioneremo, non no, ne confezioneremo, ne confezioneremo non esiste, ne confezioneremo un altro, ne registro un altro, insomma, ecco, per farla breve, proprio anche per spiegarvi, nello specifico, i benefici che possono avere l'Activize e il Restorate, che sono i prodotti di punta della linea Fitline, che, ovviamente, mia moglie Giada, all'interno del suo percorso nutrizionistico, che, eh, diciamo consiglia ai suoi utenti inserisce con estrema capillarità e competenza tanto più che io me ne vanto di questa cosa perché in famiglia ho una persona che è scritta all'albo nazionale dei professionisti per cui me la meno oh che cazzo bene premesso ciò e ringraziando tutti i nuovi utenti purtroppo Adesso sono ripiombato ad avere eh, 4150 iscritti. YouTube me ne ha tolti 20. È impossibile, impossibile. E quindi vaffanculo: ce lo metto. Siete comunque fantastici, indipendentemente, anche se non ho il numero esatto di nuovi iscritti. Eccetera, eccetera, eccetera. A proposito di amici, un salutone affettuoso a Guido Agemo. È il Mulet anzi, il Mulon, eh, che comunque ogni presente è enciclopedia vivente del calcio, e grazie a lui ehm, sono riuscito a dirimere una questione, eh, e poi ho notato anche altre cose che poi ve le renderò pubbliche. Insomma, ve le faccio presente, perché sono notizie interessanti. Che non caga nessuno. Ehm, Secondo me è giusto anche divulgarle perché sono cose belle. Bene, di cosa parlo oggi? Beh, lo vedete qui sopra di me. La Feralpi ingaggia Stefano Sottili. Allora, io ieri erroneamente, non volontariamente, però, però è un video che è sbagliato di per sé. Avevo eh, registrato appunto un riflesso filmato nel quale affermavo che in pole position per la panchina della Feralpi Salò. C'erano uh, due persone, due allenatori, due persone, <ride> due esseri umani, c'erano due allenatori, ovvero uh, Beppe Nanu Galderisi e uh, Gianluca Grassadonia. Fantastico, go in broccata tutta, registro il video, alle 5.30-6 è venuto fuori il comunicato da parte della società lombarda che appunto ha annunciato uh, l'acquisizione delle prestazioni di Stefano Sottili assieme al quale, tra l'altro, ve la do questa chicca in esclusiva per Stene Live, assieme al quale lavorerà un mio caro amico, che saluto con affetto, che ha giocato veramente su una marea di squadre, adesso mi viene in mente il Cesena, mi viene in mente il Vicenza, mi viene in mente il Carpi, mi viene in mente il Savoia. Sto parla in Ravenna e via discorrendo, insomma, Vabbè, ne, ha, ne ha, ha giocato veramente un po' uno zingaro della serie B e della serie C, la Florenzia, perché è anche andato a Firenze quando la fiorentina si chiamava Florencia. Comunque, un grande, grosso, in bocca al lupo e un abbraccio affettuoso a Cristiano Masetto che farà parte appunto dell'entourage di Stefano Sottili che quindi toglie anzi riempie la casella delle panchine mancanti eh, per quel che concerne il girone B della serie C. E ovviamente registro questo video perché lo condividerò sul gruppo Serie CHAT, <ride> girone B, amministrato con sapienza e maestria da eh, Enrico Morselli e il mitico Marco, Marco Ocram che abbraccio. Come potete vedere scorrere sotto di me Giuseppe Pasini, il presidente della Feralpi Salò in conferenza stampa ha appunto presentato il neotecnico ex Viterbese fiducioso del eh, suo credo calcistico e eh, individuando in lui la persona adatta per poter risollevare le sorti della Feralpi Salò e quindi ecco doveroso. E corretto nei vostri confronti, nei confronti di tutti gli utenti, fare una rettifica e penso che sia una cosa giusta non menarsela nel momento in cui si dice magari una cosa giusta. E mi sembra altrettanto corretto comunque chiedere venia nel momento in cui uno sbaglia. Penso che il discorso non faccia una piega. Vabbè, io lo ragiono così. Bene, Fioi, Direi che per oggi questo video si può concludere qui, per cui, come sempre, ringrazio tutti i miei partner www.damianolonghi.it. Cliccate sul suo sito e poi vi collegate direttamente alla sua pagina Facebook e ci mettete un bel mi piace. Vi ricordo: La Tana Giallo Blu, pagina gestita dal mitico Enrico Morselli. E chi non si mette il like sulla Pagina di Ottana giallo-blu Sette anni di sfiga Ve lo dico, vi ho avvisato Dopo non ste lamentarvi se va, va tutto male Un caro saluto a Mirko Mazzali E alla sua Radio 5.9 Addirittura ieri sera presente al Camp Nou Per seguire Barcellona-Inter e e direi Grande Mirko Un uh, grande applauso E te lo becchi anche tu, It's tu Mirko fantastic. It's fantastic Perché una persona veramente in gamba, un professionista serio che eh, merita, merita che eh, le soddisfazioni gli arrivino anche se Radio 5.9 è una piccola radio web ma con i controcazzi come si suol dire. Vi attendo al prossimo video di Chiedilo a Giada, vi ringrazio anche per tutti i riscontri positivi. E lei è estremamente entusiasta di interagire con voi, per cui direi che ho salutato tutti e quindi mi congederei dicendovi che ve voglio bene, steme bene e ci vediamo al prossimo video o alla prossima live. Ciao a tutti!